Aldo, Aldo, medita, rifletta, pensa. C'è la messa quest'ora vicino Piazza Fontana. Bella questa chiesa. Mi trovo in via San Bernardino e vicino al Duomo. Questa zona non l'avevo mai esplorata. È bella, devo dire. Sono qua in questo momento, in questo bel piazzale all'aperto, dove stanno facendo la messa in lingua straniera per i credenti della religione cristiana. Ecco, sono qua in questo momento e mi dirigo verso la biblioteca Sormani a piedi, dove andavo spesse volte. Qua c'è anche un piccolo giardinetto. Sto cercando un mendicante che è seduto su una panchina. Guardo in giro la zona in cui io mi trovo tuttora. E uno sguardo ancora di nuovo la mia città, il quarto sguardo, e continua la mia serie di YouTube dopo aver mangiato benissimo la pizza, la focaccia al golosone, ottimamente bene, ma io sto cercando il passante per dare una piccola offerta a un mendicante, spero di trovarlo su una panchina. Guardo in giro, sto dirigendomi verso Piazza Fontana, dove c'era stata anni indietro, ma tanti anni fa, una strage. Ora mi incammino in questo bel giardinetto, vediamo se vedo ancora le guglie del Duomo. Qui sono la parte dietro al Duomo, diciamo pure la parte. Il Duomo è visto, è bello vederlo in tutte le quattro le parti, sia davanti, di dietro, perché è una cattedrale che attira l'attenzione, ma ciò che mi attira in questo momento è il mendicante, qui seduto. Eccolo. Sto avviandomi, incamminando. Mantenere una certa distanza a questa persona può avere delle reazioni, ma lo vedo come un poeta. Eccolo qua, mi avvicino ancora di un metro, due, e sono qua, Aldo. Ma lei, mi scusi, è un poeta? Ha in mano un libro. Pensa a che cosa? All'intensità e alla brevità della nostra vita. Vedo che ha le scarpe consumate dal troppo cammino. Penso che sia straniero. Ora la saluto. Arrivederci. Ecco che vado di nuovo verso il centro. Aldo, il viandante, il girovago, un mendicante, anche lui esistente in questa terra, che cerca la fortuna nello sguardo degli spettatori che mi ascoltano nei miei youtubisti, che mi seguono, e amo con loro conversare. Accetto qualsiasi condizione in cui persona può essere differente dalla mia mente umana. L'importante è il colloquio.